Qualcuno mi dice se si sente la mia voce? Eccomi, Eccoci! buongiorno, Ciao, ciao, sì, tutto bene? ciao! Ma abbastanza, io ho sempre dei piccoli problemi tecnici prima di, ma è solo la seconda, quindi Non mi sono mai perdonatemi, ma ci trovata sta. al contrario, quindi Sei sotto, oggi sei sono sotto, sotto. è vero. Allora, Eccoci, eccoci. Ma dai, almeno, però sei espertissima tu, sei sotto, ma sei sì, no, espertissima, sulle sennò dirette finisco. ormai ho preso dimestichezza, quindi vado senza Io problemi. invece sono ancora una gran tragedia, Ma quindi sono è... felicissima di parlare con te che invece Sì, no, sei regina certo. delle dirette. Allora, ciao, come Ciao, stai? tutto bene, ormai ho preso questa, sono un po' in rassegnazione, siamo a casa, alla fine a casa ci sto e senza, cioè mi sono Sì. riorganizzata, quindi come dire, ci sto e volentieri Assolutamente. adesso, Hai volentieri, passato una ci buona sto. Pasqua? Ci Sì, sta, no. ci stiamo in Sono sola realtà. in casa, quindi ho passato una Pasqua, diciamo, un po' triste, dico la verità, all'inizio. Poi però, dai, non sono sola in fondo, perché comunque sono sempre Direi proprio di così, no, eh? ecco, Direi proprio di no. collegata e ho Sì, tantissime sì. persone che mi scrivono e quindi devo dire, tutto sommato va bene. Bene, bene, bene. Ho visto che dai tuoi balconcini c'era comunque festa, c'era un Nonostante vicinato. che siamo a Torino, in centro, che voglio dire. E Però, invece, insomma, sono stati bene, 2 giorni di dai. festa, sono andati avanti Bene. veramente per ore a Ottimo, ottimo. cantare, insomma, carina, carina Una come piccola cosa. festa. Ma Sarà sì, anche un tempo però sentirsi meraviglioso. soli. Certo. Dimmi Allora, io vabbè, tutto. mi ripresento un secondo perché non era in collegamento sabato, abbiamo fatto la prima diretta. E sono Mirka, consulente moda, immagine e comunicazione. Collaboro col gruppo Mirolio e in particolare con il brand Elena Miro da diversi anni e con tutto il suo fantastico team. Mentre questa nostra amica è Simona Bertolotto, e in arte, si dice così nel tuo caso, in Sì, arte Sissi Otto Style. sì. E chi è Chi Sissi? è? Chi è? Fotografa, visual artist, influencer, Ma instagrammer, un po' tantissime di cose tutto, forse un molto po' di molto tutto. interessanti, un po' di tutto, un po' di tutto. Oggi sono Dimmi. più nella parte fashion. Sono partita con la fotografia nel 2011, sempre con Instagram, quindi sono veramente. Era quasi Tanti l'inizio, anni Instagram lo ormai. conoscevano sì in pochi e sono partita come autodidatta, ti devo dire, come fotografia. Ho iniziato a postare queste immagini sempre solo femminili, sovrapponevo comunque, diciamo, simboli per me in quel momento molto importanti, quindi erano tutti simboli di grande libertà, dai fiori, dalle farfalle, ecco, c'erano parecchie gabbie perché c'era un mio momento comunque personale, perché quando ecco, nella fotografia mi sono sempre letta dopo, una cosa curiosissima. Leggo il mio Certo. stato d'animo, leggevo perché oggi l'ho messa un po' in stand-by e di lì comunque è partita poi tutto un discorso di fotografia artistica. Ho fatto mostre, ho un portfolio importante su Fotovogue. Sono andata avanti fino al 2017. E ho visto che Poi stampavi su specchi, sì, una cosa molto sì, volevo interessante. un qualcosa di diverso, ti devo dire particolare perché cambia completamente rispetto, cioè tu guardi questo quadro e a seconda della luce il quadro è completamente diverso, però ha anche i suoi lati negativi, quindi anche lo spedire, cioè lo spedire un quadro, il rompere lo Eh specchio, sì, che anche, certo. quindi Però esatto. probabilmente poi sullo specchio si rifletteva il tuo lavoro e anche il Sì, tuo si stato vede d'animo ancora che di più, sì, esatto, perché probabilmente. aveva, cambiava, era così, cambia comunque l'immagine. Vedi, guarda, ne vedi forse una qua dietro, ce n'è parecchie qua adesso, Sì, non so se le bellissimi. vedi. Ecco Wow, qua, queste sono un po' le sì. Che mie. meraviglia. E poi niente, succede che nel 2017 beh, è mancata la Sozzani, quindi Vogue ha preso un po', almeno la fotografia. Su Vogue ha preso una strada completamente diversa. Se prima era onirica e mi apparteneva moltissimo, è diventata molto cruda, no? Quindi Sì. anche
cioè molto, punta molto alle diversità e anche i nudi che comunque io prima facevo in maniera molto romantica, no? Ormai sono tanto, tante cose, cioè tanto diverso ormai dalla mia, da come vedevo io un po' la donna. E succede che nello stesso istante Instagram, l'altra mia grande passione è sempre stata la moda, no? Instagram è diventato tutto così un po' uguale, omologato, quindi di nuovo non mi apparteneva più. Allora ho deciso di aprire il secondo profilo aggiungendo style e di lì è stato un crescere in maniera fisiologica, trovando probabilmente una nicchia di donne che in quel momento non veniva rappresentata su Instagram. Calcola che è brutto parlare influencer, è una parola che io un po' patisco, però ho già provato Instagram, ma è comunque alla fine è facilmente, cioè, quando devi far capire che lavoro fai, io parto, ma lavoro su Instagram, hai preso, parto un po' per non dire quella Esatto. parola. E proviamo a spiegare cos'è un influencer o Allora, un... cioè, ma aspetta, prima voglio spiegarti un po' come sono. Io non sapevo, cioè, in realtà quello che mi è successo è stato involontario, nel senso che io Non hai mai semplicemente. costruito il tuo blog, non hai No, iniziato mai come fatto un tanti blog. hanno fatto, hanno iniziato avendo un No, blog. niente. E poi piano piano hanno fatto il Invece passaggio io ho sui social semplicemente media. ripostato i miei gusti, quindi immagini di donne che. Ecco, dando forse un'idea, la gallery era molto, è molto riconoscibile perché io tolgo la testa alle donne, tranne me, Sì, ho semplicemente notato, ho perché visto. voglio focalizzare l'attenzione sull'outfit, quindi per me era Ok. quello Sul fondamentale, servizio, sul no? Eh messaggio, sì, sul servizio che su volevi dare. com'era, esatto. E quindi di lì ho iniziato a inserire me, e inserire me sono arrivati i primi 10.000 follower e di lì sono stata chiamata per la mia prima collaborazione. Ricordo ancora il primo video che dovevo fare, l'avevo rifatto, non so, 40 volte, una cosa che mi riguardava, dice no, no, ma io non posso, non ce la posso fare. E poi di Come lì ho per deciso. mettere le dirette, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, Guarda, invece, non la proprio da lì faccio. mi è scattata la cosa del dire, senti, vada come vada. E di lì è nata sempre un po' adesso qua io ho i miei due mantra, no? Quindi uno di questi è buona la prima. Cioè, oggi faccio video, foto, vengo in maniera brutta, dico cose stupide, non importa, lancio, perché quello alla fine viene fuori la persona vera, no? E sei Senza spontanea, sei molto sovrastruttura. spontanea e quella è la carta Esatto. vincente, sei super spontanea, Quello. ti Infatti, quello è prendi in stato giro un e è molto 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 piacevole seguirti proprio anche per diversissimo quello. Sì, dalle influencer, diversissimo dalle assolutamente, influencer, perché sono tutte assolutamente, comunque assolutamente. ambientate. Tutte perfette, hanno il fotografo. Io il fotografo ho il mio custode al piano di sotto che tutte le mattine mi fotografava, quindi Ecco! anomala, E però. tuttora il tuo fotografo, adesso No, come perché fai? adesso c'è Scatti? questa No. distanza. No, adesso faccio gli autoscatti, quindi dalla Ah, mia camera da letto. Ecco, sono. ok. No, beh, in questo periodo sì, ma quando, insomma, nella vita reale, fai sempre autoscatti o c'è No, qualcuno che ti tutti i segue? giorni nessuno mi segue, faccio tutto io. E tutte le mattine il mio custode Stefano mi fotografa fuori, attaccato al mio portone di casa. Che bello, che È mito. questo. E quindi, poi Ecco. facendolo sapere, non è che mi vergogno No, di no. dire questa cosa qua, anzi, per me è un vanto, nel senso che. Questa è la bellezza. No, Ma no, sì, certo. cioè, alla fine è così. Assolutamente, E quindi mi assolutamente. chiedi che cos'è oggi l'influencer? Non lo so. Io ti dico, non sono mai voluta andare sotto agenzia. Perché questo mi permette di dire tanti no, nel senso che quando c'è la collaborazione è una cosa che deve proprio piacermi tanto. La domanda che mi faccio è: io questa cosa la comprerei? Se la risposta è sì, per me, cioè sì, quindi Certo. fa parte di me e quindi viene facile la cosa. Il Eh fatto di dire no che è sì. difficile, perché a volte ci sono magari brand piccoli, magari ragazze giovani, no? E che non spiace veramente un po', a volte bisogna avere anche tatto nel dire no, perché puoi anche smontare a Sì. volte, Puoi sai, un offendere, credo. puoi, non Se so, voglio dire, puoi... No, no, ognuno ha le sue, ha i certo. suoi, io ho i miei gusti e poi per carità non sono, anzi dico sempre che dovessi aprire un negozio probabilmente non venderei, proprio perché è un po' una nicchia, no? Un po' un gusto
così. Quindi ecco che cos'è oggi un po' quello che faccio. Quindi è comunicare, non so spiegarti, Comunicare, e come comunicare ti con questi. tieni aggiornata sui trend? Perché Allora, lo la vedo che non li ricerca. insegui particolarmente, cioè No. sei sempre aggiornata, però non è la tua fissa presentare l'ultimo No. E neanche collezione, andare l'ultimo tanto trend. dietro alle mode. Esatto. Perché Però non, comunque sei una donna sono un po' informata e un... aggiornata. Sì, aggiornata, ma aggiornata seguo tantissimo Pinterest. Pinterest mi piace molto, è quello per me anche. Purtroppo Pinterest però ha di brutto il fatto che non mettano i riferimenti, quindi È molto vero. spesso non si trovano le fonti, ecco. E quindi Esatto. quello, poi seguo chiaramente tanti brand, seguo solo brand su Instagram, quindi non seguo altro. E tutte Giornali, la carta le stampata, ti altre. Sì, piace? ma online, Ah, online, tutto quello lo faccio. online. Però meno, ti devo Ok. dire meno, è molto più su Instagram e su Pinterest. Ho capito. E sì, E diciamo che poi tanta quello. ricerca, no? Ti seguo, ti conosco, so che fai tanta ricerca comunque nei mercatini, tra i tuoi Ah, viaggi, chiami me. sì, perché è il mio stile, cioè nel È il sì, tuo il mio stile è stile. un mix, dico sempre, un mix di tre cose, no? Una è proprio il brand di ricerca, quindi che oggi sempre più e per me ormai sarà italiano, per forza, cioè oggi sarà solo quella la mia ricerca, infatti io. Questo momento di stop mi ha fatto un attimo veramente riflettere. Io ho Riflettere. sempre inserito anche del fast fashion perché comunque diciamo che oggi c'è comunque nell'armadio di tutti un po' di fast Ma fashion. penso anche per Sì. rendere accessibile a chi ti seguiva, no? Non Ma solo cose perché di. ero io reale, cioè sono Sì. così e poi prendo molto nei mercatini. Oggi sono vestita con un gilet da uomo e una camicia presa in un mercatino vintage, quindi Ecco. faccio un po' sempre questi mix. Certo. E queste sono un po' io, ecco, questo ecco perché ti dicevo, non seguo proprio le mode, il logo deve essere un logo, ma diciamo iconico, no? Sì. Quindi non so, la paperina di Chanel, qualcosa di veramente che rimarrà tutta la vita, ecco, Storico, non che sarà. certo. Senti, per farci capire ancora meglio la tua attività, anche in qualche modo, la tua vita, ci descrivi una giornata, intanto iniziamo con una giornata nella vita reale, quindi abbiamo capito che scendi, Ah, c'è io il apro gli tuo. occhi e prendo il telefono in mano, come tutti. Esatto. Ok. E parte Poi. di lì il mio buongiorno, perché faccio, insomma, metto sempre un'immagine dove c'è il mio buongiorno. Poi mi vesto e la vestizione è una cosa molto veloce, rapida. Cioè, l'outfit viene fuori in maniera casuale, mai pensato prima. Parto da qualsiasi cosa, dalla scarpa, dalla calza, qualsiasi cosa e poi ci lavoro intorno, ci metto poi insieme tutto il resto. Difficilmente sono insicura, dico no, così non mi piace, cioè proprio devo sentire questa cosa cioè, che vedo l'armonia. Quando trovo questa armonia, era così anche nella fotografia, c'è un momento che trovo un punto che tutto, sì, tutto dialoga, ecco, quando tutto dialoga è il momento di andare. E non lo Quindi. prepari la sera prima, ti devi No, no, svegliare a no, seconda di zero. come Ma immagino, neanche penso domani cosa anzi. metterò. Niente, niente, assolutamente. Ok. Così, molto naturale. Ok. Poi, vabbè, esco e il mio appuntamento che mi manca è andare a fare colazione al bar. Anche Questo mi a me, manca. tantissimo, Questo tantissimo. che faccio da sempre. E lì è il mio Sì. momento un po' relax, dove leggo il quotidiano, perché è un'altra cosa che mi piace. Ok. Leggo il quotidiano e poi inizio a rispondere e a pubblicare un po' l'immagine che mi ero appena fatta scattare, no? E E di lì quindi già poi è a lì inizia il seconda. Ecco, lavoro, perché tu rispondi tantissimo rispondo a tutti. A a tutti, tutti. e sono A tutti. tanti, quindi volevo Sì. spiegare, è proprio un lavoro anche impegnativo, comunque prende No, tantissimo tempo e dedizione, e per avere è la cosa che risultati mi ci deve essere. piace. Ah, beh, deve piacerti Sì. sicuramente, come tutti i lavori, per farlo Sono bene instaurati dei deve. rapporti incredibili, anche se E sono proprio perché virtuali. rispondi, no? Proprio perché Sì. rispondi e dai a No, tutti il tuo è veramente consiglio. bello, veramente bello. Poi comunque sono sempre presente tutti i giorni, non c'è sabato e domenica. Ogni tanto faccio un detox,
che le saluto e dico 4 giorni vado. addirittura, quattro. Infatti, alla fine poi della quarantena farò così, prenderò una settimana proprio perché adesso vuoi chiedermi cosa faccio in quarantena, Sì, vero? esatto, Magari no, perché certo, sono partita perché è cambiato un po' tutto, i miei ritmi si sono esatto. La ampliati, giornata tua è amplificata. in questo momento, direi che forse sei ancora più attiva, Sì. hai veramente, Partita dal sai. primo giorno, l'ho vista un po' come una mission, nel senso che, ecco, io un po' combatto sempre un po' la sciatteria, no? Basta poco a volte, basta veramente poco. Quindi è facile farsi stare in casa e rimanere in tuta, non toccarsi, e quello no. Allora di lì è partito un po' tutto, è partito con questo fiore in realtà. Ho detto, dai, impegniamo il tempo, ma proprio. Forse il primo giorno ho detto dai, facciamo qualcosa insieme ed è partita questa cosa. Ho detto portiamo dentro la primavera, quindi il fiore, rinascita. E ho messo questo tutorial, mi sono Che è cimentata un parecchio. fiore di Sì, è tessuto che di cosa è è un fatto? tessuto che avevo in casa, quello che uno. Questa cosa sta diventando virale perché mi arrivano da, non so, dalla Spagna che li stanno facendo, ce n'è tantissimi ormai che hanno fiore qua. E questo è un po' Bellissimo. stato il simbolo, no? Un po' il simbolo che, della mia, diciamo, Tu hai applicato quarantena. una spilla, vero, questo Sì, una spina fiore hai dietro e creato? poi ho messo il fiore così. E Bellissimo. di lì ho iniziato a integrare. Le ho detto, dai, però facciamo un po' di movimento. Mai fatto movimento in vita mia. Avevo iniziato da poco. Ho detto, facciamo mezz'ora di ginnastica insieme. Erano 20 minuti. E poi questo è un appuntamento ormai fisso da 6 settimane. Io non, forse, ecco, lascio solo la domenica libera, poi Sì, adesso ho ti stai rimettendo integrato. proprio in forma. Ma io forse ho un fisico così Tutti i neanche quando giorni. avevo 20 anni, poi non l'avevo mai visto. Una cosa. Quindi, insomma, E. intrattieni Ah, ma poi aspetta, perché tutorial, poi col vai. ne inserisco, perché poi la sera ho detto, vabbè, partiamo con le dirette, no? E ho iniziato a presentare un po' persone molto vicine a me come gusti. Sono partita forse la prima era Silvia Visconti per Raptus and Rose, ma non volevo che fosse un'intervista, mi piaceva fosse un racconto, no? Un racconto di chi c'è dietro, a volte un brand. E l'ho chiamato Racconti da salotto, perché sono qua nel mio salotto, 8 e sì, 8, quindi c'era questo. Ed è rimasto ormai un appuntamento fisso da non so quante, tutte le sere praticamente, non ho mai saltato neanche Pasqua, Pasquetta. Mamma mia. Ho aggiunto la mattina le storie dal cucinotto perché cambio location e sono in Le cucina. Le pillole della cucina. storie. E cosa E fai dalla cucina? lì racconto, guarda, stamattina c'era dunque una signora, sono sempre comunque persone che. In qualche modo o conosco o c'è stato comunque uno scambio su Instagram, magari di qualcosa, no? Quindi qualcosa che mi appartiene. Stamattina c'era questo ragazzo che io ho fotografato le sue doll, sono delle doll da collezione, quindi ha raccontato un po' questo mondo. Poi c'è stata Italian Jacquard, che è un'eccellenza qua torinese, quindi da più di 40 anni fa questi tessuti in jacquard per l'arredamento e oggi. Fa anche dei complementi, cioè per l'abbigliamento. E la terza è una Laura che ha diciamo una gallery di ricerca che è molto affine a me, quindi insomma era solo è così e quindi E questo solo rimane stamane o nella solo giornata? stamane, Questo solo sì. stamane tre appunti, mamma mia, tre dirette. E mi aspettano, perché quando ho fatto che ogni tanto, ecco, quando Pasqua Pasquetta che ho tolto tipo ginnastica, ho tolto un po' di cose, no, perché poi faccio le challenge ogni Ah, giorno, c'è una ecco, mission. Oggi era sul gilet maschile ok. e Ah, le ho caspita, mandate non un po' in l'avevo crisi. Le vista, non l'avevo ho vista. mandate in crisi perché il gilet maschile non è da tutti averlo nell'armadio e quindi ho poi allargato a tutti i gilet del mondo. E quindi mi mandano foto, io le pubblico. Wow, È un intrattenere oggi un po'. sei Ah, bravissima perché fai piace. tanta tanta compagnia, Sì, no. dai tanti tantissimi consigli, non solo sui look, ma un po' No, per esatto. rimanere veramente
positivi in qualche Sì, modo, no, no? certo, poi sono Positivi, sempre creativi. messaggi Certo. positivi, devono fondamentale perché l'attenzione un po' si è spostata, cioè oggi molti vivono sui social, su Instagram in particolare, su Facebook, io Facebook lo uso poco, perché la televisione è il messaggio, quello reale, no? È comunque triste un messaggio e qui c'è lo svago un po' perché la testa ha bisogno comunque di evadere, Eh sì, altrimenti... assolutamente, Quindi è un po' assolutamente. questo qua. Quindi non Ma è quindi leggerezza, è leggerezza consapevole, ecco quello che ci tengo a dire, nel senso che... immagino. Ma quindi quando, quando finalmente torneremo alla nostra vita, avrai comunque, sarai più impegnato, avrai anche altre cose. Tutte queste dirette, pensi di riuscire a mantenerle? Qualcosa voglio mantenere. Le farai magari anche da altri luoghi, non solo casa. Ci No, porterai no, magari, e no, e eh? la location deve rimanere Devi questa, la farò una volta a rimanere? settimana, Ok. no, una volta a settimana, però Ah! Ok. entrambe le cose una volta a settimana. No, perché è una cosa, è un appuntamento bello che non voglio perdere, è Ok. Dal veramente tuo bello. salotto. Ciao, no, Sì. bellissimo, assolutamente. No, mi chiedevo se hai altre idee, cosa sei Poi pensato, no, come no. sarà. Poi ricomincerò un po' a fare quello che facevo prima, inserendo questi due appuntamenti settimanali che trovo belli. Molto, molto. Vero, ma poi sono Bellissimo. belli, si scoprono veramente delle belle persone perché di brand siamo un po' pieni, ma sapere chi c'è dietro un brand è di una curiosità e di una volta ci sono dei messaggi che non passano e quindi quando dico Assolutamente. sempre bisogna metterci la faccia, è veramente così in tutto, no? Penso. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Senti, ci verrai a trovare a Milano? Allora, a parte che Certo. abbiamo un negozio a Nero, anche a Torino, Lo cioè, so, sono c'è anche a ovunque. Torino, sì, Ma so certo. che sei spesso anche a Milano, Sì. ci terrei a Volentierissimo, incontrarti veramente. Con molto ospitate il nostro piacere. negozio di Piazza della Scala, che sono sicura che Sì, conosci, e ne abbiamo appunto certo. già parlato, quindi mi piacerebbe Guarda, tanto. volentieri, direi. Giocare un po' con te E e la poi io proprio collezione sarebbe amo molto. proprio provare, tu lo sai che Lo proprio so, mi lo so, lo so. piace. Infatti, non Non vedo è che l'ora. dici, Ti lo voglio. posso provare tutto. Tu non fai, non ti stanchi, No, è una cosa che mi piace, come le bambine, tu quelle nell'armadio della mamma, così, uguale, stessa cosa. Perfetto, guarda, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Assolutamente. Bene, Mi fa sì, sei piacere. stata gentilissima. So che sei super Adesso impegnata, devo che andarmi a dovrai cambiare perché è quasi ora della perché c'è mia. la lezione, no? Di Sì. yoga, Oggi, Pilates, cosa fai? ma oggi c'è una personal trainer che ha presentato la diretta di oggi. Lei capovolta testa in giù con No, una. ti prego. No, ho detto se dobbiamo fare queste cose. Vedremo. Attenzione, Attenzione. attenzione, Va piano bene. piano. Dai, bene. Assolutamente. Allora ci andiamo tutte a cambiare per fare un po' E via, di ginnastica certo, con dobbiamo te. bruciare questi 2 giorni che abbiamo mangiato, vero? Esatto. E poi è un'altra diretta dopo il. Sì, stasera c'è una fotografa, la mia Wow. fotografa preferita, Monia Merlo, anche lei è una fotovlogger, e quindi ci parlerà sia di quello che anche lei ha fatto a un certo punto della vita, produce dei bijou bellissimi, molto poetici, e quindi anche lei ha fatto... Lei però mantiene la fotografia, io non sono riuscita, Ok. vivo Vabbè, di una passione alla volta, quindi l'ho tu lasciata in fai i selfie stand-by. adesso. È sempre una. È una passione qua, cioè Eh sì, è eh sì. creatività anche È qua, creativo. per fortuna. Assolutamente, assolutamente, Certo. assolutamente. Bene, super. Ti ringrazio tanto. Figurati. Se riesci a seguirci per il nostro prossimo appuntamento, sarà giovedì con una make-up artist. Ecco, che io sai che non mi trucco, quindi E potrebbe veramente uguale, ho provato interessare. solo oggi.